Un capolavoro di 700 anni fa, ricostruito in scala 1 a 4. Purtroppo a Padova, di fronte all'originale, si può stare solo pochi minuti. Qui con tutta calma, con la spiegazione di ottime guide, giovani e adulti, potranno rivedere questo straordinario capolavoro in cui Giotto racconta in 36 puntate, 12 più 12 più 12, perché c'è una numerologia segreta tutto sommato abbastanza comprensibile, quei 50 anni che hanno cambiato il mondo. Siamo nel 2016, sono passati 2016 anni da quell'attimo in cui l'angelo Gabriele portò l'annuncio a Maria. Bene o male i nostri bambini sanno l'Ave Maria, anche se oramai può sembrare cosa, come dire, a tanti lontana e sconosciuta magari a tanti extracomunitari. Anzi, diventa proprio l'occasione perché persone anche di altre culture vedano le nostre radici, vedano da dove proveniamo. Giotto dipinge in 3D, Giotto è capace di dipingere la terza dimensione, dà profondità prospettica, essendo anche francescanamente teatrale. Ecco, Giotto racconta la storia dei nonni di Gesù, Gioacchino e Anna, e poi in altri 12 episodi quei 33 anni, e negli ultimi 12 il triduo pasquale fino all'ascensione alla Pentecoste, tra Annunciazione e Giudizio Universale. Questo è un po' il grande racconto che qui troviamo.